mai qui oggi? Perché bisogna testimoniare che c'è una Verona anche che tollera le persone che vengono da fuori e che combatte questi rigurgiti, direi fascisti, insomma. No, niente, perché io studio a Bologna, però ci tenevo a essere presente qua a Verona, perché da un po' di tempo che c'è un po' di xenofobia, così, insomma, non si può girare tanto sicuro per strada. Se loro ti considerano un diverso, no? Così ed è difficile, insomma, convivere con il gruppo che loro considerano il gruppo, così, perché noi ci sentiamo un po' fuori. Fortunatamente adesso abito in un'altra città e non sento questo problema, però... Da Roma, perché anche a Roma abbiamo gli stessi problemi, siamo venuti in tantissimi perché a Roma abbiamo sentito fortissima questa mancanza, questa nuova perdita. Abbiamo l'esperienza di Renato, il nostro fratello, che è stato ammazzato a Focene da due ragazzi che non erano neanche militanti, ma che uno di loro per esempio aveva una celtica tatuata sul braccio, perché nel nostro ragionamento abbiamo capito che effettivamente non è tanto un problema di fascisti quanto di clima che si respira in questi anni nel nostro... Nicola è morto come è morto Renato? È morto così, un morto, ragazzi, senza nessun motivo, strappati alla vita. Nicola perché ha detto no a una sigaretta, forse Nicola portava un taglio di capelli che non piace a questa città, a molti ragazzi di questa città, non so, forse una sua modalità di atteggiare, diciamolo chiamato così, di vivere la sua vita. Renato perché usciva da un semplice concerto di musica dance, musica reggae, scusate, una musica identificata come quella di sinistra. 8 coltellate, ultima ad uscire ed è morto. Allora, quello che io dico, voglio, desidero e pretendo è che si dica la verità. Non sono solo atti di bullismo, certo, è una forma di bullismo, è una forma che viene da uno spaccato sociale con dei vuoti terribili. Questo è verissimo tutto quanto, ma questo tipo di imporgersi, quindi di viversi, è un atteggiamento fascista, ma rivendicato, voluto, etichettato e visibile a tutti. Questa è la vera città e i suoi codici espressivi, che è una città malata. Come si fa a dire che si è contro il fascismo e contro ogni disfascismo? Guardi che cosa hanno fatto qua, guardi qua. E la tranquillità, quando che fanno queste cose, guardi, 5-6 persone incappucciate. Che secondo noi il fascismo lo si batte non con le dichiarazioni di principio o con i cortei antifascisti, ma con la pratica quotidiana dell'integrazione, della comunicazione, con la possibilità di far emergere alla luce una nuova città, che è quella che stiamo cercando di costruire come coordinamento migranti, studenti, precari, assieme dal basso. Abbiamo fatto questo appello proprio a tutti i cittadini di fare proprio questo meeting dopo un corteo che partiamo da Piazza Bra fino a Piazza Isola. Il contenuto di questa giornata è proprio una rivendicazione contro la violenza, contro questa cultura di fascismo che sta seminando la giunta comunale qui a Verona, in confronti del diverso che sono gli immigrati e gli altri diversi proprio di
la giornata nostra abbiamo scelto proprio di fare questa manifestazione senza proprio nessuna appartenenza politica, o una cosa di che dobbiamo farla un comune insieme, tutti noi cittadini nuovi, cittadini proprio veronesi, come facciamo un dibattito anche aperto, un microfono aperto per tutti, per cercare di aiutarci, come costruiamo la nostra città insieme, una città civile, una città d'amori, una città di convivenza tra l'immigrato, anche il diverso e anche il cittadino veronese. Qualcuno forse vuole giocare sulla sicurezza per succhiare un po' di voti, per lanciare delle allarmi che non esistono, però i dati che abbiamo noi in mano, che sono dati veri della questura, significano anche che Verona è una città serena. Forse qualcuno all'ultimo momento ha cercato di creare una tensione sociale tra i nuovi cittadini e i vecchi cittadini, che non esiste.